Ma direi che è stata una partita equilibrata, riguardo a Machin me l'aspettavo, è stato quello che nel primo tempo ci ha creato più problemi, è quel tipico giocatore che fa la differenza e a Sprazzi l'ha fatto vedere nel primo tempo. Loro proprio con Machin gli abbiamo regalato un'occasione da gol incredibile perché lì è stato un nostro regalo, fortunatamente l'ha sbagliata, secondo tempo ce n'abbiamo avuta noi una enorme. L'abbiamo sbagliata anche noi, però alla fine credo sia stata una partita equilibrata e credo che alla fine il pareggio sia giusto. Come si può commentare questo pareggio per il Chievo? Un punto era arrivato nelle ultime 3 partite, classifica che forse non rispecchia il reale valore di questa squadra. Ci sono tanti assenti, ma probabilmente la società si aspettava a fine 2019 una classifica migliore. Probabilmente. Probabilmente, non lo so, è chiaro che la volontà di andare in Serie A c'è, però bisogna anche. Noi siamo stati costruiti in estate in modo un po' particolare, venivamo da una retrocessione sanguinosa, sono rimasti alcuni esperti, il problema è che però i nomi non fanno classifica e soprattutto bisogna averceli a disposizione. Io purtroppo per un motivo o per l'altro. Su 5 esperti, 4, 6 esperti ne ho 4 che hanno un minutaggio intorno al 40%, quindi non ce li ho avuti neanche per la metà delle gare. Ecco qui che tutto cambia radicalmente, però non c'è problema. Io ho un gruppo a disposizione che lavora forte sempre con grande impegno, quindi non mi posso lamentare. Secondo me ci mancano soprattutto i 3 punti che. Quelli con la Juve Stabia in casa che vincevamo primo tempo 2-0 ed eravamo in pieno controllo, purtroppo secondo tempo abbiamo sbagliato tutto. Con 3 punti in più sarebbe stata una classifica diversa, però è talmente corto che ogni squadra ha il futuro nelle proprie mani.